principale e la più attesa funzionalità introdotta da Joomla 3.8 è il modal router. Finalmente non avrete più gli ID negli URL del vostro sito, quindi chiaramente è consigliato di utilizzare questo nuovo modal router su nuovi siti e di fare dei test chiaramente sui siti di produzione prima di andarlo ad attivare, altrimenti comunque dovete gestire dei vari redirect. Questa è una delle funzionalità che è stata richiesta di più nel corso degli anni. Quegli ID non piacevano quasi a nessuno, li trovavamo tutti quanti inutili. Finalmente, grazie al lavoro di centinaia di persone che hanno collaborato con test, che hanno collaborato con codice, abbiamo finalmente questa nuova possibilità di rimuovere gli ID negli URL. Preparatevi al futuro. Joomla 3.8 è il primo passo del percorso che ci porterà alla versione 4. Perché questo? Perché abbiamo promesso di garantire una migrazione pressoché indolore. Dico pressoché per, diciamo, una questione di tutela del progetto. Però, se andiamo a parlare della 3.8, è stata introdotta una prima grande modifica nel codice per aiutare gli sviluppatori di estensioni a preparare i propri prodotti alla futura versione di Joomla. In questo modo, fino al rilascio della 4.0, dovremmo avere tutte le estensioni compatibili e dovremmo garantire, perché una volta che le estensioni sono compatibili, la migrazione avviene senza grossi problemi. Sapete che abbiamo avuto problemi con la 3.8 per via di alcune estensioni che utilizzavano dei menu personalizzati nel backend. Quanti di voi hanno avuto la pagina bianca dopo l'aggiornamento? Io pure. Era dovuto a JavaScript, però non lo diciamo apertamente. La 3.8 ha fatto il primo passo di questo percorso che ci porterà alla 4.0. Datevi esempio. Una funzionalità sempre disponibile. Voi adesso installate Joomla, decidete di andare con un'installazione clean, pulita, senza dati di esempio, poi vi rendete conto che ma io voglio fare dei test, voglio avere dei contenuti senza doverli creare. Questa funzionalità, questa introduzione di funzionalità consente di installare i dati di esempio in qualsiasi momento, anche a sito avviato, anche installazione terminata, consentirà di installare i dati di esempio multilingue, quindi in qualsiasi lingua voi li vogliate, consentirà agli sviluppatori di fornire i propri dati di esempio. Quanti di voi hanno avuto difficoltà quando hanno installato un'estensione la cui documentazione era un po' scarsina a capire come quell'estensione funzionasse o comunque a immaginare come il sito potesse sembrare utilizzando quell'estensione? Grazie a questa piccola introduzione, gli sviluppatori potranno fornire un set di dati di esempio in maniera tale da, sempre installabili anche in un secondo momento, in maniera tale da fornirvi le condizioni per fare dei test in qualsiasi momento sul vostro sito. Utile. Codice più pulito e veloce. Voi sapete che abbiamo la compatibilità con PHP 7. E sapete inoltre che questa versione sta iniziando a ripulire il codice per garantire una velocità maggiore. Con PHP 7 abbiamo già dei test che dimostrano una buona velocità del core. In questa versione il codice è stato ulteriormente ripulito, standardizzato e la leggibilità è stata migliorata notevolmente proprio per garantire una base di codice più pulita e maggiormente fruibile. Crittografia e sicurezza. Adesso supportiamo, il core supporta Sodium, che sarà aggiunta nella prossima versione di PHP, quindi stiamo al passo coi tempi per quanto riguarda la crittografia e la sicurezza.
dei siti web Joomla. Abbiamo nelle scorse settimane, un paio di mesi fa, se non ricordo male, abbiamo fronteggiato un problema di sicurezza che non era relativo a Joomla, ma l'abbiamo fronteggiato anche prima di altri CMS sul mercato, grazie al nostro team di volontari del Security Strike Team. Quindi la sicurezza non è un optional e Joomla si prende cura, tiene in considerazione l'aspetto sicurezza. Altro ancora, il mio amico Nicola Delgano sarà contento di leggere l'ultimo punto di questa slide. Abbiamo adesso la possibilità di personalizzare il menu del backend, quindi ciascuno può costruire i propri menu personalizzati. Questo è utilissimo nel caso in cui uno sviluppi dei siti per conto dei clienti, chiaramente, non voglia fornirgli o fornir loro una navigazione semplificata. Io immagino sempre il mondo delle scuole quando dico queste cose, perché ho avuto a che fare con delle segreterie scolastiche, e poter fornire un menu che è fuori dallo standard, no? Quindi personalizzarne i nomi senza dover fare delle manovre sui file di lingua come alcuni usavano fare, può essere una cosa molto utile. E può essere, e in questo modo è molto semplice, quindi è una piccola grande novità. Adesso supportiamo i meta tag multipli, quindi possiamo andare a specificare per ogni contenuto più versioni o più volte lo stesso meta tag. Questo può essere utile per i fini dell'ottimizzazione per i motori di ricerca. Introduciamo il supporto a Redis. Lo conoscerete meglio di me, io non lo conosco, lo ammetto pubblicamente. È un database veloce, o comunque un sistema di archiviazione molto veloce rispetto a MySQL. Joomla 3.8 introduce questo supporto, quindi ampliamo anche il raggio di compatibilità di questa versione. Joomla 3.8 chiaramente porta con sé anche tutto quello che avevamo introdotto nella versione 3.7 e con ulteriori miglioramenti. Abbiamo i custom fields, finalmente non dobbiamo ricorrere ad un content construction kit come K2 o Sobi Pro ed altri, ma possiamo andare, per quanto riguarda le funzionalità di base o comunque anche per gli sviluppatori di estensioni. Quanti sviluppatori di estensioni abbiamo in questa stanza? Potete usare i campi personalizzati nelle vostre estensioni. Quindi no, nessuna domanda specifica. Quindi questa è un'opportunità anche per semplificare lo sviluppo di campi aggiuntivi, perché tutti ne facevano, diciamo, larga richiesta, quindi è stata una delle funzionalità più desiderate e amate, poi della 3.7. Sapete che adesso è possibile personalizzare la visualizzazione, la skin e i comandi di TinyMC, l'editor predefinito di Joomla. Quanti di voi ancora lo usano? Nessuno. Va bene. Meglio, usate altro. Avevamo già migliorato il multilingua nella versione 3.7. È interessante comunque saperlo, perché non pensate che sia inutile. E avevamo migliorato il workflow. Sapete che dalla 3.7 in poi è possibile creare delle categorie mentre si crea un articolo, mentre prima era necessario uscire, fare la categoria e ritornare nell'articolo, oppure creo il menu, non ho l'articolo e lo creo al volo. Queste sono state delle funzionalità molto apprezzate della versione 3.7. chiaramente non è che la funzionalità nasce e muore in una versione, ma viene sempre migliorata e vengono corretti chiaramente eventuali problemi. Versione 3.9. La versione 3.9 sarà l'ultima versione della famiglia 3, sarà supportata 2 anni dopo il rilascio, con 6 mesi di manutenzione e gli altri mesi come
security, chiaramente con tutti i vari bug fix relativi alla sicurezza. Quindi per chi ha un grande parco di siti web che non ha intenzione di aggiornare nell'immediato, sappiate che non è necessario passare immediatamente alla 4, ma avete 2 anni di tempo entro i quali generalmente un sito dovrebbe essere aggiornato. Però quantomeno siete coperti dal punto di vista sicurezza per 2 anni, ed è un segno di stabilità, perché non è che esce la 4 e ci vediamo. E c'è un periodo in cui cerchiamo di mantenere in vita entrambe le versioni. Cosa introdurrà la 3.9? Non ci saranno grandi new features, non vi aspettate grandi stravolgimenti. La cosa principale, l'obiettivo principale è quello di semplificare la migrazione alla 4. Quindi sarà introdotto un pre-update checker, quindi una piccola estensione che va ad effettuare un controllo di compatibilità della macchina, del sito, delle estensioni, per poter poi migrare alla 4. Quindi per evitare spiacevoli sorprese quando si preme aggiorna, ci sarà un qualche monito precedente della serie non dite che non vi avevo avvisato, no? E avremo chiaramente il compatibility layer, quindi saranno introdotte ulteriori misure per facilitare questa migrazione. L'annuncio alla fine: la 3.9 e la 4 saranno rilasciate contemporaneamente, quindi supponiamo inizio 2018, primo trimestre, mettiamo in questo time frame, e saranno rilasciate insieme. Quindi da quel momento in poi partiranno i 2 anni del supporto della famiglia 3, quindi la 3.9, e nel frattempo ci si concentrerà principalmente sulla 4. Sulla 4 io non voglio dirvi praticamente nulla, ci sarà chi lo farà in uno spazio successivo, credo nel pomeriggio. Sappiate che è una grande, grande innovazione. Sarà al passo con i tempi, ci saranno nuove funzionalità, ci saranno stili completamente nuovi, ancora più responsive, ancora più mobile first, quindi sarà al passo con i tempi, sarà una grande versione, abbiamo tantissimi miglioramenti anche dal punto di vista tecnico, quindi poi ve ne parleranno, però è bene che si sappia che la 4 sarà una grande nuova versione, finalmente. Andiamo alla parte community, perché è importante, in un progetto che non ha un'azienda alle spalle che paga tutto quanto, è importante parlare anche di chi fa in modo che Joomla esista e continui ad esistere, sia stabile e venga rilasciata, venga supportata, quindi i nostri tantissimi volontari. Il fatto maggiore che è accaduto in questo 2017 è stato il nuovo consiglio, il nuovo modo di gestire il progetto. È stata una transizione travagliata, ve l'avevo introdotta l'anno scorso sul palco di Joomla Day. Abbiamo adesso una struttura più rappresentativa, abbiamo 10 consiglieri in tutto, o meglio 10 membri del board. Board è composto dai rappresentanti di ogni dipartimento, quindi non c'è più una scollatura tra la produzione e OSM. OSM adesso include la produzione, ogni dipartimento ha una voce, abbiamo 7 dipartimenti, adesso ne abbiamo 6 perché quello sulle local community si è ancora in fase di costruzione, ideazione, e ne avremo maggiori notizie riguardo l'anno prossimo, ecco perché c'è la stellina. E poi avremo le figure di garanzia, chiaramente, che sono l'Ombudsman e l'Advisory Board. Chiaramente sono delle figure che avevano bisogno di una certa stabilità del progetto e della leadership prima di essere coinvolti, quindi sarà il nostro obiettivo. Queste sono le faccine dei nostri membri del consiglio, li vedete tutti, alcuni, mi auguro che alcuni di voi li conoscano già,
abbiamo, oltre a me, abbiamo anche Rowan in fondo al palco, che è il direttore del Dipartimento Eventi, ed è quindi qui presente. Il board, vi spiego brevemente il processo di elezione. Chiaramente non so quanti di voi possano essere interessati, però io penso che sia utile capire con me che queste persone si ritrovano poi a rappresentare il progetto in tutto il mondo. Abbiamo due gruppi e quindi avremo dei cicli di elezioni annuali, però in sostanza cambieremo consiglieri ogni 6 mesi. Quindi metà del board, ogni 6 mesi c'è un'elezione per metà del board. Quindi avremo, non avremo più quella situazione che si era venuta a creare pre-transizione, in cui il consiglio si autorinnovava fino alla fine della transizione. Adesso abbiamo un framework di elezioni, abbiamo due gruppi, abbiamo effettuato il group 1 già in settembre, con alcune riconferme, la maggior parte di un cambiamento per quanto riguarda il Dipartimento Marketing and Communication, e quelli sono i ruoli che vengono eletti. Il gruppo 1 si rielegge in settembre, il gruppo 2, di cui faccio parte anche io, sarà coinvolto nelle elezioni di gennaio. Ed eccolo qua. Gruppo 1, agosto, settembre, entrano in carica, e poi da gennaio a febbraio a marzo avremo il gruppo 2. C'è una call for nomination, le persone possono essere nominate dalla community, da chiunque nella community. Nelle elezioni tutti i team leader possono eleggere il proprio, possono esprimere la propria preferenza, e dopo l'elezione viene previsto un mese, circa 40 giorni, di transition, in maniera tale che non ci sia una scollatura o un vuoto, ma dalla comunicazione del risultato c'è una fase di transizione, in cui, di handover, in cui il nuovo eletto riceve tutte le informazioni, gli strumenti, gli accessi. E con accessi posso dire che ci sono sempre problemi, e gli accessi relativi al lavoro che andrà a fare per un anno. Il mandato è sempre di un anno, tranne il group 1 quest'anno ha avuto un mandato di 6 mesi, perché è il primo. Altro tema importante, e voi avete già visto sulle vostre sedie un piccolo biglietto relativamente alla World Conference. Quest'anno l'organizzazione Open Source Matters, quindi l'organizzazione che gestisce il progetto, organizzerà in Roma la Joomla World Conference. L'anno scorso, nello stesso giorno, nello stesso weekend in cui avevamo il Joomla Day a Roma, la World Conference era a Vancouver, è stata in Messico, è stata in India. Quest'anno mi riempie d'orgoglio dire che sarà a Roma, sarà la stessa edizione della conferenza mondiale, sarà in un formato leggermente diverso rispetto, perché prevede, diciamo, una partecipazione più ampia, ce lo auguriamo, da parte del pubblico, dato che la comunità italiana è molto nutrita, è molto grande. Ci auguriamo di avere dei buoni numeri in questo evento. È un evento adatto a tutti, ci saranno dei talk per i neofiti, ci saranno i talk per le agenzie, ci saranno i talk per gli esperti, ci saranno i talk dedicati alla community, quindi per chi vuole far parte di questa comunità mondiale. E per la prima volta, e questa è un'altra cosa che mi fa felice, avremo l'esame di certificazione Joomla 3 Administrator in italiano e in inglese, ovviamente, però c'è anche l'italiano. Quindi chiunque voglia fare l'esame di Administrator in Roma avrà la possibilità di scegliere tra l'italiano e l'inglese, visto che la barriera linguistica è una limitazione, purtroppo, ci sarà questa possibilità. E inoltre
La World Conference, nonostante il titolo sia chiaramente in inglese perché è un evento globale, includerà una stanza dedicata a dei talk in italiano con italiani sul palco, finalmente, e avrà la stanza principale, quindi potete seguire anche i talk internazionali, saranno tradotti in tempo reale, avrete le cuffiette come nei migliori eventi e potrete ascoltare chi Joomla lo fa, quindi i vari esponenti del dipartimento di produzione, da Barker a Hop a qualunque voi vogliate, tutta la main room sarà tradotta simultaneamente in italiano. Quindi questo dovrebbe essere un motivo in più per venire, e voi avete un codice di sconto sulle vostre sedie che potete utilizzare per avere i biglietti ad un prezzo ridotto. Tra i vari speaker abbiamo Vitaly Friedman, il presidente di Joomla Robert Jacoby, Victor Vogel, l'ex presidente di Open Source Matters Sarah Watts, George Wilson, chi non lo conosce, e Michael Parker, Kevin John Gallagher, che è un bravissimo speaker, e la nostra Chiara Riotta, ex brand manager di Joomla, e il vicepresidente Alexander Kukzek e tantissimi altri. Quindi avremo anche Nicola Gargano, Davide Giampellini, quindi ci sono anche degli italiani che partecipano attivamente al progetto, che parleranno sul palco della JWC. Quindi mi auguro di vedere molti di voi anche a quell'evento. E poi una sorpresa: abbiamo uno stand, è il primo sulla destra quando entrate nel corridoio che porta a questa sala, e se voi lasciate il vostro biglietto da visita, grazie alla generosità di host.it, con un accordo chiuso ieri sera e grazie alla sua collaborazione, vi potremo offrire 50 pass per i 3 giorni. Ai primi 50 offriremo i 50 pass per i 3 giorni della JWC. È un evento che va dal 17 al 19 novembre e quindi sono 3 giorni pieni con pranzi, cene, eccetera. 50 pass sono riservati a voi oggi. Chiaramente, se non avete ancora acquistato il vostro biglietto e non rientrate purtroppo in quei 50, avrete 175 euro di sconto sul prezzo originale utilizzando quel codice là, che è lo stesso che avete sui biglietti sulla vostra sedia. Vi parlo ora brevemente, perché penso di essere un po' lungo, del Volunteers Engagement Program, che è un nuovo programma che quindi fa parte del Dipartimento Programs, che si occupa di riconoscere i meriti di chi fornisce supporto, aiuto, collabora, contribuisce al progetto, dei nostri volontari attivi, perché in tutta l'organizzazione non c'è una persona che è pagata dal progetto, sono tutti volontari. Quindi questo programma ha intenzione di riconoscere i meriti dei nostri volontari, di offrir loro un ambiente in cui possano sentirsi presi in considerazione, perché quante volte non ci si lamenta di una leadership che non ascolta, di un team leader che non è disponibile al dialogo, che non ascolta, che non tiene in conto i pareri dei propri membri del team. Questo programma dà a tutti i volontari, grazie a una partnership che abbiamo sottoscritto con Beacon, società inglese, abbiamo un modo di raccogliere ogni 2 settimane dei feedback sullo stato dei nostri volontari, quindi chiediamo loro: vi sentite ascoltati? Cosa c'è che possiamo migliorare? Ci sono una serie di domande che non vi sto qui ad elencare, quindi misuriamo lo stato di salute dei nostri partecipanti, facilitiamo quindi in questo modo, agendo sui vari feedback, collezionandoli,
e tenendo in considerazione cerchiamo di migliorare l'ambiente in cui loro collaborano, quindi dagli strumenti alla leadership. E poi il VEF si occupa anche di reclutare nuovi volontari in questo ambiente, si spera, migliorato. Un'altra cosa che ho molto a cuore e che è relativa a quest'anno di Joomla è il Certification Ambassadors Program Initiative. Noi abbiamo intenzione di offrire la certificazione Joomla non solo nelle aziende partner che chiaramente hanno a che fare con Joomla e vogliono fornire anche dei servizi aggiuntivi, ma anche vogliamo costruire una rete di Joomla User Groups che forniscono la certificazione, quello di Enzo Pizzoferro che vediamo in sala, e l'ambassador è una figura che si propone di facilitare l'ingresso del programma di certificazione all'interno dei vari Joomla. Quindi la certificazione diventerà più accessibile in termini di disponibilità territoriale, quindi non solo i nostri grandi partner, ma anche i JUG. Quindi qualunque JUG può avere la certificazione, avremo gli ambassador tra i primi certificati nei vari paesi e renderemo questi ambassador, avranno l'opportunità di fornire supporto, aiutare, sono anch'essi dei volontari, di aiutare i JUG a fornire la certificazione con o senza training, poi decideranno loro. L'ho detto prima, volevo farvi un invito a tutti voi partecipanti del Joomla Day, volevo fare un invito: partecipate al progetto. Il progetto non chiede, non ha bisogno esclusivamente di sviluppatori PHP o JavaScript o qualsiasi altro linguaggio, ma ci sono una serie di figure che un progetto grande come il nostro, di cui un progetto grande come il nostro necessita. Tra queste figure vedete, ho scritto una serie di un elenco di posizioni che vanno dall'autore di articoli, quindi che vuole fare divulgazione, all'esperto di accessibilità web, io so che in questa stanza ce ne sono alcuni, a designers, a traduttori. Voi sapete che noi cerchiamo di fornire Joomla in diverse lingue, siamo oltre 70 lingue in tutto il mondo, e oltre a fornire Joomla come pacchetto, come software, vogliamo anche fornire la documentazione in tutte le lingue, quindi tutti i traduttori sono e devono sentirsi benvenuti a contribuire alla traduzione di Joomla, di tutte le sue varie properties, inclusa la documentazione, che è la parte secondo me più importante. E poi chiaramente ci sono una serie di posizioni aperte, io ho messo un link, ma chiaramente se andate su quel sito là, che è volunteers.joomla.org, vedrete una serie di posizioni aperte, vedete chiaramente sono da volontario, e potete entrare in contatto con noi, candidarvi e partecipare al progetto.